Salve a tutti amici di Spazio, eccoci qua con un riassunto delle principali news di oggi, ovvero lunedì 7 maggio 2018. Oggi iniziamo con Google, che durante l'evento I.O., che sembra sardo ma in realtà è inglese, Input Output 2018, che si è tenuta praticamente oggi, ha presentato tantissime novità che però citerò molto rapidamente perché sono sì degne di nota, ma sono così tante che il podcast potrebbe non avere una fine. Pertanto vi rimando a prescindere al nostro blog per eventuali approfondimenti, dato che lì sopra abbiamo pubblicato tutte le novità nel dettaglio. Comunque sia, Google ha fornito molti dettagli sull'attesissimo Android P, che introdurrà anche delle nuove gesture all'interno del sistema, che però ricordano molto quelle di iPhone X. Con Android P diremo finalmente addio agli ormai obsoleti tre pulsanti virtuali posti in basso nella schermata di Android, che negli ultimi tempi hanno iniziato un po' a stonare con le tendenze attuali, soprattutto sugli smartphone più recenti, dove forniscono un'interazione ancora, se vogliamo, indiretta ed innaturale, dato che ormai si è capita qual è la tendenza, il futuro è gesture. Ovviamente per sostituire le vecchie icone, Google ha dovuto studiare nuove soluzioni per navigare all'interno del sistema operativo, che ha trovato in questo caso nell'introduzione di una singola linea posta proprio nella parte bassa del display. Vi ricorda qualcosa? Con uno swipe verso l'alto, leggermente prolungato, si accede ad esempio al multitasking e quindi alla barra di ricerca Google o a scorciatoie legate ad altre applicazioni. Oppure, con swipe laterali, sarà adesso possibile passare rapidamente da un'applicazione aperta all'altra. Insomma, le somiglianze con le gesture che Apple ha introdotto su iPhone X c'è e soprattutto si vede, e anche tanto. Altre novità in rapida sequenza riguardano ad esempio Google Photo, che potrà letteralmente colorare foto in bianco e nero oppure trasformare foto in documenti PDF di testo, però modificabili, quindi con l'OTG, quando vengono effettivamente salvate come testo, e quindi si può selezionare e modificare. Il tutto sarà possibile grazie all'intelligenza artificiale e anche grazie ad un nuovo chip dedicato per il machine learning. Inoltre, altre novità sono ad esempio quelle legate a Google Maps, che si arricchisce con una novità come ad esempio l'ibrido fra mappa classica e realtà aumentata, oppure lo sconvolgente Google Assistant, che è diventato così avanzato addirittura da riuscire a sostenere telefonate con persone reali. Nel senso che adesso è proprio in grado di ingannare un ipotetico interlocutore al telefono, facendogli credere di essere una persona reale, dato che riesce ad intrattenere vere e proprie conversazioni concatenate, riesce pure ad assumere la voce di ben 7 personaggi diversi, fra cui figura anche John Legend. Cose veramente da film di fantascienza, non stenterei a dire quasi apocalittici, dove le intelligenze artificiali prendono il controllo. Ahimè, questo potrà essere il futuro. Nel podcast di ieri abbiamo parlato di iOS 11 .4, che è uscita la nuova beta 4 per gli sviluppatori. Sembra all'apparenza che questo iOS 11.4 sia un aggiornamento inutile, ma che in realtà poi non è così, perché in silenzio Apple sta introducendo man mano innumerevoli novità riguardanti la sicurezza, che poi in realtà erano già presenti all'interno delle beta di iOS 11.3, ma che poi sono state rimosse dalla sua versione finale. Una di queste è stata sviluppata per boicottare strumenti come ad esempio GrayKey, che consentono di hackerare iPhone. Questa nuova funzione, chiamata USB Restricted Mode, a distanza di 7 giorni dall'ultimo sblocco del dispositivo, disabilita letteralmente la comunicazione tramite porta Lightning con un computer, ipoteticamente. Quindi una volta entrato in questa modalità, un iPhone o un iPad si ricaricherà, ma non cercherà più di attivare una connessione con il computer. Anche ad esempio il comando "vuoi autorizzare questo computer" non verrà proprio più mostrato sul dispositivo quando connetteremo effettivamente il dispositivo a un computer. Tale modalità fornisce alle forze dell'ordine o agli hacker al massimo 7 giorni per accedere ad un dispositivo, tentando di craccare il codice di sblocco utilizzando strumenti come ad esempio proprio il GrayKey. Spark Zheng, noto ingegnere di Alibaba, spero di averlo pronunciato bene, è riuscito ad installare Cydia su iOS 11.3. A testimoniare la sua impresa ci sono ben 2 screenshot pubblicati proprio sul suo account Twitter. Questi screenshot mostrano l'icona di Cydia all'interno della schermata home dell'iPhone su cui è stato eseguito il jailbreak, e l'altro screenshot invece mostra la shell violata di iOS 11.3. Probabilmente è ancora presto per parlare di jailbreak pubblico, ma nell'attesa che Zheng rilasci effettivamente un ipotetico tool, se siete interessati vi invito a non aggiornare il vostro dispositivo ad un iOS superiore ad iOS 11.3, dato che iOS 11.3.1 già corregge
le falle sfruttate da questo sistema, ed Apple ha di recente chiuso le firme di iOS 11.3, quindi non potrete nemmeno tornare indietro. Se avete quindi installato sul vostro dispositivo iOS 11.3 o precedenti e siete interessati, non aggiornate perché c'è ancora speranza. Apple sembra decisa a far crescere sempre di più l'applicazione News. Apple continua quindi a credere nel settore giornalistico ed attualmente alla ricerca di nuovi dipendenti negli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di espandere la piattaforma News con nuovi contenuti originali ed esclusivi. L'azienda di Cupertino è attualmente alla ricerca di nuovi editori, più precisamente di personale che si occupi di politica, business e del territorio statunitense in generale. Le regole di candidatura però sono ferree e soprattutto è richiesta già molta esperienza alle spalle. Ad esempio, per il posto di lavoro come editore di contenuti politici, l'azienda richiede addirittura 7 anni di esperienza nel settore, che non sono mica pochi. Quindi, se credete proprio di avere i giusti requisiti, potete tentare comunque la candidatura e nel caso in cui riusciate nell'impresa fateci sapere, perché siamo davvero curiosi. Per concludere, Twitter sta sviluppando una nuova funzionalità etichettata attualmente come Secret Conversation, che introdurrà il supporto dei messaggi diretti criptografati con sistema end-to-end, quindi quello che abbiamo già visto ad esempio su WhatsApp. Stando ai frammenti di codice ritrovati all'interno della versione Android dell'omonima app, Twitter introdurrà questa novità come opzionale, quindi l'utente potrà scegliere effettivamente se attivarla o meno. Naturalmente sarà anche multipiattaforma, quindi il fatto che sia stata scovata all'interno del codice dell'applicazione Android non esclude che potrà essere introdotta anche nella versione dell'app per iOS o altri sistemi. Bene, queste erano le principali notizie di oggi. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento a domani con tante altre news sempre qui su iSpazio. Ciao! Vi ricordo che se volete seguirci ogni giorno potete farlo anche attraverso YouTube, non solo su Spreaker ed iTunes. È semplice, cerca iSpazio su YouTube e poi fai un clic sul tasto iscriviti. Ma ricordati di farlo anche con l'icona della campanellina per ricevere tutte le notifiche. Ciao!